L'appuntamento è di quelli da non perdere. Ci sono tante stelle pronte a incantare la platea con le loro giocate, con i loro numeri ad effetto, e noi speriamo ovviamente che possa essere una partita di quelle che piacciono a noi e a voi appassionati, ricca di emozioni, magari di gol. Le premesse ci sono davvero tutte, e se non volete perdervi nemmeno un istante, rimanete con noi su EA Sports. Quale delle due squadre riuscirà a imporre la propria supremazia? La risposta a breve. Gara dai tanti spunti di interesse, dalla sfida sulle panchine e quelli in campo. Vedremo chi avrà la meglio. Pierluigi Pardo e Lelio Adani in vostra compagnia per una partita che si preannuncia. Gara preceduta da una vicina piuttosto movimentata, con qualche dichiarazione forte da una parte e dall'altra. Adesso però si gioca e qui la parola aspetta al campo. Sarà difficile annoiarsi perché il parterre di stelle in campo è davvero importante, e potrebbe essere proprio una di loro a deciderla con una giocata, un blitz, un tocco, una magia. Ci siamo, manca poco, sarà calcio d'inizio. Tutte le emozioni live qui su EA Sports, si parte. Fino a qui le due tifoserie tengono in maniera particolare, duello che adesso ovviamente si sposta dalle tribune al campo. Vedremo chi avrà la meglio. Un abbraccio alla Piero Cipardo, agli amici a casa, e anche a Daniele Adani che mi assisterà oggi nella telecronaca. Riflettori puntati su questa sfida di club. Sarà una gara davvero tutta da seguire, Lele. Il calcio sa regalarci sempre grandi emozioni e vale a tutte le latitudini. Speriamo sia così anche oggi. Io come al solito ci credo. Cannavaro. Mancien resiste al tackle. Il suo debutto con la nuova maglia è sicuramente uno dei motivi di interesse di questa sfida. Vorrà partire molto bene. Era alla ricerca di un difensore centrale per rafforzare un reparto che ultimamente non sempre si è rivelato affidabile. Piero, la loro scelta è ricaduta su questo giocatore e mi sento di promuoverla a pieni voti. Ha le doti tecniche di cui hanno bisogno. Palla interessante per scavalcare la difesa.
Beaumont. Palla lunga sul secondo palo. C'è l'uscita del portiere che interviene, vedete qua. Occhio che guadagna metri. Trask non dà esito, difesa in controllo. Interviene, intercetta il passaggio. Aumenta la pressione, vogliono il gol del vantaggio. Finisce qui il possesso del pallone. Recupera palla e può impostare. De Rossi. Palla che si perde sul fondo, l'arbitro assegna la rimessa. Recupera e spazza via. Dall'altra parte proseguono della loro avanzata, vedremo cosa potranno inventare. Para senza nessun problema qui il portiere. Porta palla, entrata perfetta, palla in out, sarà dimessa con le mani. Pallone è uscito, sarà rimessa. Parata eccezionale del portiere. Non ci credo, Pier, l'avevo già vista dentro. Capisce tutto e intercetta palla. Pallone irraggiungibile, comodo per il portiere. De Rossi. Beaumont. Capisce tutto e recupera il pallone. Ramos, De Rossi, Ramos, guadagna metri, prova a metterla dentro. Capisce tutto il portiere, spezza questa trama. Arriva il segnale di chiusura alle prime 45 con le squadre che vanno a riposo.
primo pallone della ripresa. Fugge bene la marcatura, presa comoda per il portiere su questo tiro. Non la tiene. Defendi. De Rossi. Mancien. Guadagnano terreno, occhio. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Brutta entrata, qui può arrivare un provvedimento disciplinare. L'arbitro estrae il cartellino, giallo per l'autore di questo intervento irregolare. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Pallone recuperato. Palla che finisce in out. Non riescono a tenere. Ha spazio per avanzare. Pericolo scappato per il momento. Ottimo lavoro difensivo. Mancien. Fischia l'arbitro, sarà calcio piazzato. Fallo che poteva anche costare un giallo, almeno finché erano dalla panchina. L'arbitro ha scelto il richiamo solo verbale. Per questa volta se l'è cavata, ma sa di non poter commettere altri errori. Recupera bene il pallone. Numero. Tentativo di chiusura. A metri davanti a sé, attenzione. Difensore spazza in qualche modo. Riescono a recuperare il possesso. Superano la metà campo e avanza la palla al piede della tre quarti avversaria. Respinge il difensore. Buon intervento difensivo. Buono il recupero del pallone. Risultato di parità, prova ad aumentare la spinta. Occhio al traversone. 1-0, il primo gol del match che spezza l'equilibrio e costringerà la squadra avversaria a rischiare nel tentativo di raddrizzare le cose. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Cerca la soluzione aerea, cross al centro, intervento efficace a liberare. De Rossi ha spazio per andare, controlla il possesso del pallone, c'è spazio per la ripartenza. Hanno perso palla, ha sfumato il contropiede. Palla in out, sarà rimessa con le mani. Squadra ospite che si è fatta preferire nel possesso palla, lo confermano anche i numeri. Numeri che contrastano con una prestazione nel complesso insufficiente, al di là del punteggio, Pier. Pochi pericoli creati dalla parte del portiere avversario. Sa che il tecnico non decida magari di cambiare assetto e passare a un sistema più spregiudicato per sfruttare meglio questa supremazia territoriale?
certamente il possesso palla sì, è fin qui molto importante, ma le palle gol un po' meno. Vediamo come gestiscono questa situazione. Riconquistano bene palla qui. Attenzione, perde un pallone pericoloso. Respinge la conclusione a lontano. Possibilità da calcio d'angolo per pareggiare i conti. Occhio al pallone in mezzo. L'arbitro dice che c'è il vantaggio. Palla messa fuori. Passano i minuti, ne mancano sempre meno. I tifosi di casa che vogliono questa vittoria. Devono resistere ancora un po' prima di festeggiare questa vittoria e dimostrare di essere più forti anche delle fatiche che è. Certo che è più facile a dirsi che a farsi. La formazione avversaria, normale, no? Le proverà tutte. Occhio qui, può concludere. Ha avuto l'occasione per limitare la vittoria, ma l'ha sprecata. Potevano chiuderla e invece dovranno soffrire fino alla fine. Minuto 85, stanno amministrando il vantaggio, ma ovviamente la partita è ancora aperta. Provano a caccia del gol del pari. Ha risolto problemi con una grande giocata. Pallone che esce, ci sarà la touche. Palla toccata in out. Pericolo scappato con questo pallone. Si alza la bandierina, tutto fermo, attenzione. Lascia partire il traversone, non è controllato facilmente dal portiere. Giocherà ancora per due minuti. La palla a scavalcare la difesa. Si alza la bandierina su questo tentativo di passaggio filtrante. C'è offside. Siamo sicuri, Piero? A velocità normale sembrava il di qua dell'ultimo difensore. Probabilmente la prospettiva ci ha ingannati. C'è il segnale di chiusura per tutti importanti davanti al proprio pubblico. Una vittoria conquistata con le unghie, lottando su ogni pallone, contro una squadra avversaria che ha dato filo da torcere per l'area di tratti del match. Yeah, we know. We know. Yeah, 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 we know.